Buonasera a tutti. Sembrerebbe difficile ripartire dopo una delusione così grande, ma in pratica il messaggio che ho mandato ieri credo che sia abbastanza chiaro per tutti. Oggi con questa conferenza lo ribadisco. Dopo 2 giorni da questa enorme delusione, dico che il dolore deve finire oggi qui e basta. La società è già ripartita, sta cominciando a tessere le fila per creare un nuovo gruppo, speriamo importante, che possa migliorare quello che abbiamo fatto quest'anno. Migliorare significa salire, perché siamo arrivati secondi a un punto dalla prima, quindi a 2 punti, insomma con la penalizzazione a un punto. Quindi è un'impresa difficile, perché comunque sia con un risultato così importante, ripetersi e migliorarsi non è mai semplice. Però ce la metteremo tutta, speriamo di riuscirci e speriamo quantomeno comunque di ricreare questo clima meraviglioso che tutti insieme, ribadisco, tutti insieme, amministrazione comunale, società, tifosi in primis, i gruppi della Nord. Oggi sarebbe veramente difficile ringraziare tu, la stampa, la carta stampata, internet con i suoi siti importanti, le televisioni, perché poi alla fine tutti insieme abbiamo capito che era il momento di smetterla con le piccole ripicche, diciamo, che si possono creare nel mondo del calcio, perché comunque sia, noi non siamo molto differenti da altre piazze o da altre città. Quello che accade qui comunque accade anche dalle altre parti. È proprio questo sport che è meravigliosamente bello, sposta tantissimi equilibri, sposta delle città, delle province, delle regioni intere. Quindi è chiaro che ogni cosa detta, fatta e non fatta può diventare un qualcosa di più grande di quello che sarebbe nella vita normale. Quindi, capito questo, siamo riusciti veramente a diventare un gruppo compatto, tutti uniti. Siamo arrivati vicino al sogno, siamo arrivati vicino a un sogno meraviglioso. Lo abbiamo vissuto in quel minuto fantastico, come ho già detto. Purtroppo poi non ce l'abbiamo fatta, ma questo deve essere un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Perché comunque sia è fondamentale quello che è stato fatto quest'anno, perché credo che, almeno da quello che mi dite anche voi stessi, insomma, erano tanti anni che non accadeva quello che è accaduto quest'anno. Quindi evidentemente chi nel proprio ruolo e nelle proprie possibilità ha contribuito a far sì che questo accadesse. E la società è enormemente felice di quello che è accaduto, perché all'inizio non era semplice, credeteci, non era semplice creare un gruppo, e purtroppo poi alla fine, proprio per quanto amore c'è stato dentro questa squadra, credo per quanto cuore ci abbiano messo i ragazzi, sia diventato la nostra spada di Damocle, proprio quel cuore, quella grande passione che è sfociata nel gol del 2-1, che poi comunque non ha fatto sì che in campo rimanessero razionali quel tanto che bastasse per non far creare quell'azione. Insomma, comunque, ripensare a quella partita fa male, lasciamola lì, insomma, lasciamoci tutto alle spalle. Sarà una partita che comunque entrerà nella storia del Perugia, purtroppo nella storia negativa, però sempre storia è, perché comunque sia, credo che alla fine tutti insieme abbiamo vissuto una cosa bellissima, un minuto fantastico. Io sono qui, sono pronto, sono già ripartito. Sono ripartito con le mie possibilità, questo lo ribadisco, che forse per alcuni saranno poche, per altri saranno sufficienti, per altri ancora saranno tante, io questo non lo so. L'importante è ripartire con la consapevolezza che questa è una società che va rispettata. Va rispettata perché racchiude il cuore di tanta gente, di tantissima gente, direi, e lo avete dimostrato. Perugia è anche il calcio. Non è solo la fontana, non è solo il monumento importante, che tra l'altro io ammiro perché sono veramente belli, però Perugia nel mondo è il calcio. Io per lavoro viaggio molto.
E quando nomino Perugia, tutti la conoscono. Non è una città grandissima, perché già l'Italia è una nazione piccola agli occhi del mondo, non agli occhi dell'Europa, agli occhi della Cina, della Russia. L'Italia è una nazione piccola, ma credetemi, in qualunque posto vado, quando nomino il Perugia, c'è subito qualcuno pronto a ricordare che è una squadra di calcio, perché questo è questa società. E io la rispetterò profondamente. Ecco perché vi dico, faremo le cose per quello che potremo fare, ma state tranquilli, che finché almeno ci sarò io, non accadrà nulla. Forse non accadrà nemmeno qualcosa di veramente importantissimo, io questo non lo so, però l'importante è tenere alta la dignità della società, e questo per me è fondamentale. Avevamo iniziato questo percorso, diciamo, parlando di progetti, li abbiamo un po' percorsi tutti, li stiamo portando ancora avanti. Il progetto non è solo la prima squadra, voi lo sapete benissimo, una società a 360 gradi ha tanti progetti piccoli. Uno dei più grandi è il settore giovanile, come ha ricordato il sindaco, anzi ci tengo a ringraziarlo, perché credetemi, un comune così vicino ad una squadra di calcio in un momento così difficile non è semplice trovarlo in Italia. E questo in parte va dato grande merito al sindaco e a Elio, all'assessore allo sport, perché veramente si prodigano giornalmente per far sì che comunque ci diano quello che è nelle loro possibilità. Hanno ristrutturato, stanno ristrutturando il settore giovanile, che è fondamentale, perché se no non si riesce a lavorare bene. Credo che i bambini perugini della regione siano abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, perché comunque sia lo stiamo facendo all'insegna del pulito, del non quello che non si capisce, all'insegna perché i settori giovanili, ragazzi, è il modo più semplice per fare intrallazzetti, intrallazzoni o intrallazzacci. E noi questo lo abbiamo, devo dire, anche grazie merito a Roberto Coretti, poi soprattutto a Mauro Lucarini, che dopo l'entrata di Roberto in prima squadra ha preso in mano la situazione insieme a Mirko Vagnoli, perché sono in primis loro persone pulite e stanno trasmettendo quello che io voglio, che comunque sia, quando si parla di bambini si deve comunque in ogni caso far credere a loro che la vita è una cosa meravigliosa. Poi ci saranno delle difficoltà, però l'importante è che quantomeno noi glielo facciamo credere, e poi quello che gli riserverà la vita lo sapranno solo loro. Progetto prima squadra. Il progetto prima squadra, diciamo, l'ho appena detto, si cercherà di migliorare, speriamo di riuscirci con le nostre forze, con le nostre conoscenze, con il lavoro laborioso di Roberto, che comunque sia è stato già riconfermato 2-3 mesi fa, perché voi mi insegnate che il direttore sportivo lavora qualche mese in anticipo rispetto a tutti gli altri per la nuova stagione. Quindi purtroppo con i risultati della squadra stavamo in una forbice, una sulla Serie B e una sulla C1, perché comunque sia chiaramente per le società è difficile capire che tipo di mercato fare se non si ha ancora la sicurezza di quale categoria poi si va a affrontare. Però abbiamo creato il piano A e il piano B, chiamiamoli così, quindi adesso Roberto purtroppo metterà in piedi e andrà avanti per il piano della C1, ecco. Piano B, purtroppo dovremo per forza di cose fare il piano B. Io finirei ringraziando veramente per l'ennesima volta tutte le persone che sono abitualmente vicino al Perugia, lo zoccolo duro, chiamiamolo così, quei 3, 4, i 5, i 6 mila di quest'anno che non ci hanno mai abbandonato. Stringerei ancora più le fila, quello zoccolo duro duro di chi viene in trasferta, perché credetemi, sono viaggi pesanti, comunque sia, fatti con non pochi sacrifici. Per tante persone quel viaggio rappresenta il 20%, il 15% di uno stipendio, quindi figuratevi quanto amano la propria squadra questa gente. E io in questo momento sono vicino a loro, però non posso non dimenticare anche quelle persone che sono venute nell'ultima occasione, perché quelle persone insieme allo zoccolo duro
ci fa diventare importanti in Italia, nel mondo, in Europa. Attiriamo l'attenzione, quando si attira l'attenzione i giocatori vengono volentieri, si riescono a chiudere operazioni che magari per un'altra piazza diventerebbero quasi difficili, direi impossibili. Noi qui riusciamo a farlo perché stiamo parlando di questa società, perché stiamo parlando della C Perugia. Quindi ancora una volta, e non lo farò più perché poi ho paura di diventare anche un po' troppo logorroico, dobbiamo essere tutti uniti, non ci disperdiamo. Abbiamo perso una battaglia, è vero, anzi dirò di più, il tifoso perugino in qualche modo ne ha perse altre, però questa forse è una di quelle che fa più male, ma noi siamo i primi ad essere dispiaciuti. La società è dispiaciuta per prima, abbiamo pianto come a voi. Il pianto si è tramutato in rabbia e adesso la rabbia sarà la motivazione in più per far sì che ci sia un altro anno importante. Grazie di cuore a tutti, perché alla fine io mi sono sentito uno di voi e credetemi, non è semplice sentirsi uno di voi, diciamo, in una città che non è la tua, e questo è accaduto soltanto perché ho sentito alla fine tantissimo amore è vero per la città, per la squadra, ma anche in parte per me, e queste sono cose, sono sensazioni che alla fine entrano dentro ed è difficile toglierle. Grazie. Del sindaco, del fatto che si è parlato comunque di un progetto partito, diciamo, ormai un anno e mezzo fa, 2 anni fa, insomma, poi si è modificato nel tempo. L'assenza di Gianni Moneti in questa sede è significativa? Allora, voi sapete che io amo mettere a conoscenza il tifoso sempre di quello che accade, però purtroppo per tante motivazioni le cose vanno dette anche nei momenti giusti. Vi spiego la situazione tra me e Gianni. Premesso che io e Gianni siamo due amici, e questa è una cosa che comunque non dividerà la nostra amicizia, potrà dividere un percorso fatto insieme fino ad oggi, però non dividerà l'amicizia. La testimonianza è quella che domenica scorsa abbiamo fatto il giro di campo insieme. Purtroppo il calcio ci fa dimenticare in alcuni momenti quello che accade poi nella vita normale, quotidiana, di tutti i giorni. Forse chi vive di calcio se lo ricorda solo a pranzo o a cena, quando accende il telegiornale. Passano quei brividi, diciamo, nella pelle quando sentiamo queste notizie, ma non parlo di notizie di omicidi ed altro, parlo del problema lavoro, del problema crisi, del problema economico del nostro paese. Siamo arrivati a metà percorso che Gianni in qualche modo mi ha chiesto se poteva sospendere economicamente per un periodo questa avventura. Io non ho creato problemi, ho detto: Gianni, non ti preoccupare, farò fronte io, finché poi i mesi passano. Ho detto: Gianni, voglio dire, l'amicizia è vera, però poi esistono i soldi, ragazzi, a me mi dispiace, però poi alla fine c'è anche questo. Ho detto: Gianni, qui ormai è qualche mese che questa situazione va avanti, facciamo una cosa, dammi le quote del Perugia, faccio io fronte a finire il campionato, stai tranquillo, stiamo insieme fino alla fine, io per me sei sempre Gianni, non cambia nulla. Poi se la situazione, diciamo, della tua azienda, o forse non era per l'azienda, io non so per quale altro motivo lui avesse interrotto, io ho detto: stai tranquillo che a giugno ne riparliamo, e per me, se metti a paro la situazione che c'è economica, il dislivello fra la mia e la tua azienda per le spese affrontate per il Perugia, io non ho nessun problema a farti rientrare. Questo è stato l'accordo tra due persone amiche. Non è successo null'altro, né litigi né problematiche, ci siamo abbracciati, abbiamo detto: Gianni, mi raccomando, per il bene del Perugia se ne parlerà a fine stagione,
Adesso ci incontreremo tra qualche giorno. Gianni in questo momento diciamo come quote non fa più parte del Perugia Calcio, però c'è la mia promessa che se lui farà fronte alla sua parte rientra tranquillamente. Se così non dovesse essere, è doveroso rispondere a qualche giornale, anche perché c'è la mia dignità, insomma, io non posso non rispondere, che le quote non sono state cedute gratuitamente. Le quote sono state cedute a fronte di finire una stagione che stava a metà percorso. Pensate alle cifre che sono state spese, la metà, quindi io le quote, se Gianni dovesse decidere di non rientrare, le ho pagate. Io non ho avuto niente gratis. Questo non lo dico per Gianni, lo dico per la mia persona, perché poi il giornalista bravo è bravo quando dà un messaggio vero, quando dà un messaggio quantomeno che può lasciare pensieri sbagliati, io è giusto che lo correggo. Poi sto qui, sono pronto ad affrontare le domande, sono pronto ad affrontare anche se Gianni vuole, cioè, non può non dire quello che sto dicendo io, però insomma io il Perugia l'ho pagato con la gestione Damaschi profumatamente. L'ho ripagato con la gestione Moneti Santo Padre. Quindi ad oggi ho il 100% delle quote, con una promessa fatta a un mio amico che se vuole rientra immediatamente. L'importante è che fa fronte alla sua parte di spese della stagione che è appena conclusa. Penso di essere stato chiaro, non per scortesia, non ci vorrei tornare più sopra. Adesso rispondo alle vostre domande, dopodiché Gianni mi farà sapere entro qualche giorno la sua decisione. Può dire quando è avvenuto questo passaggio di quote? Sai Domenico, che mi sembra aprile. Prima. Da poco, insomma. Sì, 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 sì. Veramente poco. Sì, diciamo che da dicembre c'è incominciato a stare quel tipo di problema. C'è. Bravissima, bravissima. Ok. Questo è l'accordo fra me e Gianni, era dopo. Aspettiamo che decide lui, ecco, insomma, io non ho. Alla scadenza degli adempimenti di aprile? No. Mezza stagione, Marco, così la capite per intero. Ad aprile è stato ratificato. Bravissimo, bravissimo. Da dicembre in poi mi sembra, insomma, 6 mesi di stipendi. È di una semplicità estrema. La stagione parte dal 1° di luglio e termina il 30 giugno. A metà stagione c'è questa situazione che ha spiegato benissimo, che non è una cattiveria né niente. Nel momento che questo non avviene, ha deciso Santo Padre di intervenire e di far fronte sino alla fine del campionato di questa situazione. Gianni Moneti ha adempiuto correttamente tutto sino al periodo di metà stagione. Dopodiché è nata questo fatto. Cosa succede? Gianni Moneti decide di rientrare, logicamente rientra nel momento in cui pagherà un quarto, perché metà era tutta la stagione, un quarto di quello di spettanza, diciamo dal 1° gennaio al 30 giugno. Se non lo fa, ci auguriamo che lo faccia, o se non lo fa, non c'è niente di particolare. Il Presidente ha già fatto fronte di quello che può essere un impegno univoco che porta avanti. Punto. Non vedo qual è questa difficoltà, anzi, un accordo estremamente positivo tra amici, che lascia aperto questa opportunità legata all'altro socio che tanto ha dato e tanto ha contribuito per far sì che le cose si ottimizzino. No, tra l'altro, per dire anche il resto, Gianni, diciamo che all'epoca si fece, diciamo, avanti con delle promesse anche che magari in futuro, anche se non rientra, mi fa un po' di sponsor al Perugia. Insomma, il rapporto è rimasto idilliaco, ecco, non c'è stato nessun tipo di problema. C'è stato un problema economico che lo abbiamo risolto in questo modo. Posso fare l'ultima, poi chiudo? Riferimento sempre alle parole del sindaco, che chiedeva comunque la vicinanza, anche credo di aver capito, del mondo dell'imprenditoria. Comunque, questo significa per un impegno in società come sponsor o per una sponsorizzazione? Credo che si riferisse ad impegni di sponsorizzazione. Nel senso che, guardate, io per regola proprio della mia persona parlo sempre con tutti. Quindi vi prometto, e questo lo faccio veramente, se si può dire col cuore, vi prometto di ascoltare qualsiasi persona che volesse in qualche modo aiutare il Perugia. È chiaro che non cerco soci, se scusatemi il termine, da 100.000 euro,
Perché poi alla fine creano solo problematiche, perché poi giustamente quando delle persone spendono vogliono parlare. Nel calcio purtroppo, o a ragione o a torto, siamo tutti allenatori, siamo tutti, cioè vogliamo portare avanti le nostre idee calcistiche. Quindi io non voglio un socio che mette una piccola cifra per poter divertirsi, per poter dire la sua. No, io voglio un socio che crede nel progetto, voglio una persona che comunque vuol portare avanti le stesse mie idee calcistiche, che poi sono quelle che stanno agli occhi di tutti. Insomma, voglio una persona che veramente crede che qui possiamo fare qualcosa di grande. Con 100.000 euro cerco più lo sponsor, insomma, ecco, questo è il discorso, tutto qua. Ma senza offesa, per l'amor di Dio, ai 100.000 euro, che oggi chi ci sente dice questi sono pazzi. Però purtroppo, ecco, vorrei chiarire questo punto, insomma, io... No, vedevo, lei cerca, cioè, eventualmente, o soci importanti o soltanto aiuti di sponsorizzazione, insomma, questo è il quadro che sta facendo. Allora, io soci non ne cerco. Sponsor, assolutamente sì, perché aiutano a far meglio, perché è chiaro che qualsiasi entrata che noi riusciamo a creare, che può essere l'abbonamento, che può essere lo sponsor, non è che Santo Padre prende e se li mette in tasca. Tutto questo verrà usato per far sì che la squadra sia migliore, che la squadra sia importante. Il budget di Santo Padre già è stato fissato, parlo come Santo Padre Massimiliano, poi si metterà insieme tutto quello che è certo, quindi contributi, entrate varie, i sponsor, quelli che già ci hanno dato l'ok per la prossima stagione, e si lavorerà con quello. Dopodiché, se arriva tra due mesi, inatteso, inaspettato, lo sponsor importante, ben venga, perché noi non faremo altro che potenziare la squadra. Questo è il discorso, perché comunque sia, io ho un budget pubblicitario della mia azienda da poter investire e ho deciso di dedicarne una parte al Perugia Calcio. Poi quello che diciamo che accadrà, speriamo che sia qualcosa di importante, però noi lavoriamo per fare un team vincente, insomma. Provo per chiudere la cosa su Monetti e per estrema chiarezza, visto che insomma lei è stato sempre abbastanza chiaro. Cioè, nel momento in cui Monetti gli ha chiesto di seguire da solo, ha avuto la sensazione che fosse per un problema suo oggettivo? O perché non giocava il figlio? No, 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 Marco, parliamo, se no io non, basta con queste storie, parliamo per come volete fare le domande, perché almeno io vi rispondo una volta per tutte. Vabbè, insomma, allora, Gianni, io credo e so convinto che purtroppo ha dovuto aspettare un momento per poter ripartire, questo è il discorso. Non credo assolutamente al fatto che il figlio non giocasse, perché Alessio Monetti è rimasto con noi perché era convinto di fare un'esperienza importante vicino a giocatori che lui riteneva importanti, il ragazzo li riteneva importanti. Quindi comunque vada, lui ha accettato, perché ci ho parlato io personalmente con il ragazzo, il fatto di essere, diciamo, parte del gruppo finché che non migliorasse per poter magari poi andare a fare le sue esperienze o fuori o magari con lo stesso Perugia, come si fa con tanti altri giocatori che ogni società ha in prestito oppure li tiene, diciamo, dentro il gruppo per cercare di valorizzarli. Adesso capisco che il figlio di un presidente porta sempre a pensare in qualche altro modo particolare, però non credo proprio assolutamente che Gianni abbia fatto questo per il figlio, nemmeno per Clemente. Nemmeno per Clemente. Mi ha anticipato la domanda. Aspetta, Tedeschini, scusa. Presidente, lei ha parlato di budget pronto e ha detto prima migliorare quello, la gran bella stagione che c'è stata quest'anno. Migliorare significa, mi corregga per sbaglio, cercare la promozione. A questo punto il suo budget è per arrivare primi in un campionato del tutto anomalo, dove saranno addirittura senza retrocessioni e dei playoff che saranno una roulette russa a 8 senza valore della classifica, o partecipare a questi playoff roulette russa? Guardi, signor Tedeschini, io adesso gli potrei anche dire qualsiasi cosa mi viene in mente o qualsiasi cosa che posso pensare. La classifica, cioè, noi siamo arrivati secondi.
Se io voglio avere uno stimolo dentro, non posso che far che pensare ad altro. Pensare ad altro è il primo posto. Sappiamo tutti quanto è difficile. Diciamo che male che vada, speriamo di rifare i playoff. Speriamo che le esperienze di quest'anno ci abbiano insegnato qualcosa, ci abbiano fatto capire a tutti, non chiaramente a voi, ci mancherebbe altro, nemmeno tantomeno ai tifosi, io parlo tutti, la società, dove abbiamo sbagliato, ma anche a riconfermare dove abbiamo fatto bene, perché in questo caso rispetto, diciamo, alle altre stagioni non c'è proprio da sfasciare tutto, perché non siamo saliti di categoria. Noi veniamo da 2 anni di promozioni dove per, diciamo, forza di cose si andava ad affrontare una categoria più importante, quindi è chiaro che si cerca di cambiare tanto, però quest'anno si rifà la stessa categoria, quindi cercheremo di tenerci il più possibile i giocatori importanti che tanto voi tutti già sapete, è inutile che li rielenchiamo, ce ne abbiamo già 7-8 che sono pronti alla riconferma. Dopo Roberto andrà a creare un gruppo nuovo che sarà di 10-12 elementi, credo, ma insomma poi sono cose che si vedranno, per andare a ricostruire quel gruppo fatto di 20 giocatori. Cercheremo di lavorare con una rosa meno numerosa, ma dopo, per cortesia, c'è anche Roberto, io ho iniziato un po' il discorso, lo completerà Roberto perché ha le idee ben chiare. Tornando al budget un secondo, il budget di Massimiliano Santopadre è stato fissato con tutto il beneficio di inventario derivante da sponsorizzazioni e quant'altro. Questo budget, l'idea di migliorare il risultato dell'anno precedente, anche se le cose sono completamente scollegate, evidentemente eccetera, è pari, uguale, superiore o inferiore a quello dell'anno scorso con, nella gestione Moni di Santopadre? Senza chiedere cifre precise, insomma. Per... Sì. Sì, sarà quello, con la speranza che, non è bello dirlo, insomma, con la speranza però che gli abbonati siano un numero importante, perché ragazzi non ci nascondiamo dietro a un dito, oggi ci dobbiamo dire le cose per come stanno. L'abbonato nel momento che fa l'abbonamento sta anche dando, diciamo, un contributo alla sua squadra del cuore. Tante volte sento dire: ma io non ci vado mai allo stadio. Vabbè, non ci venire, ma fa l'abbonamento, in qualche modo tu stai, no, perché è così, è la verità, in qualche modo in quel momento stai aiutando la tua squadra del cuore. Poi si dice, ma non si fa mai, dal momento che uno c'ha l'abbonamento la domenica va allo stadio, quindi sono 2 motivi importanti fare l'abbonamento. Primo, perché si aiuta la società in qualche modo, quindi si aumenta la forbice di creare una squadra più o meno competitiva. E secondo è che quando siamo tanti la squadra comunque in qualche modo se ne avvantaggia. E poi ripeto una cosa da non sottovalutare, che quando lo stadio crea quel numero di persone noi creiamo attenzione nel mondo. Ragazzi, io ve l'ho promesso prima, cioè voglio dire, se qui viene una società importante, adesso non vorrei, però l'arabo veramente che veramente mi dice: Massimiliano, questo è il progetto, questo, ma io vi prometto che col cuore lo sposo in pieno, ma anche per, insomma, per dare la possibilità veramente alla società di arrivare a livelli importantissimi. Questo accade solo con il numero. Nel mondo l'attenzione si crea solo quando si è in tanti, non c'è niente da fare, perché questi sono personaggi che si innamorano dei tifosi, si innamorano, come è successo a me d'altronde, nel piccolo, da diciamo 200 chilometri da qui, mi sono innamorato del Perugia vivendo le vostre partite, la vostra storia. Ecco, questo in parte è quello che succede anche fuori dall'Italia, fuori da qualche chilometro da qua, ecco. Quindi per tante ragioni bisogna ricreare quel clima che siamo riusciti in maniera fantastica a creare quest'anno, perché se ne parlerà per tanti anni, signori, se ne parlerà per tanti anni di questa stagione. Presidente, la questione tecnica invece quando si risolverà e come la società pensa di muoversi?
Roberto, ho detto prima che sta lavorando da un paio di mesi. E l'allenatore adesso ci sarà una valutazione di una settimana. Ci siamo presi tempo una settimana con Camprone, giusto? E sta valutando con Goretti le varie situazioni. Se sarà riconfermato Camprone, Goretti mi ha informato già su quello che lui gli chiederà, come d'altronde vorrà anche delle sicurezze l'allenatore, vuole capire che tipo di squadra faremo, il budget, gli investimenti, sai, gli allenatori le chiedono queste cose. Però quello che mi ha detto Roberto è che anche lui chiederà all'allenatore alcune accortezze, perché ripeto, questa stagione non deve essere buttata via, sarebbe un grandissimo errore buttarla via, perché da questa stagione noi dobbiamo ripartire, ma ripartire capendo gli errori. Perché quello che abbiamo fatto di buono già ce lo siamo dimenticati, tutti, perché è giusto così. Rimane sempre il cattivo e il cattivo serve per migliorare. Quindi Goretti sa benissimo che noi dobbiamo ripartire dagli errori. Tra una settimana lo sapete. Quali sono gli errori che si riconosce Santo Padre? Uno l'ho detto domenica: andare avanti con le proprie convinzioni, anche se qualcuno ci rimarrà male, perché purtroppo, signori, eravamo 15.000 domenica allo stadio, ma poi magari in città ci stanno altri 100.000 tifosi che non vengono allo stadio, quindi siamo 115.000 che parliamo. Su 115.000 magari 1.000 non sono contenti dell'operato della società, perché ognuno ha il suo giudizio, ha il suo metro di valutare le cose. Io non voglio dire che noi abbiamo ragione, io voglio dire che c'è una società che deve prendere le decisioni, perché sennò diventerebbe un'anarchia totale e non si andrebbe né avanti né indietro. Io a 10 chilometri da casa mia c'è Tricoria. E voi sapete quello che sta accadendo oggi nella Roma, perché è normale, quando non si prendono le decisioni, oppure si tarda, oppure si insomma, ragazzi, in una società ci deve essere la società. La società può essere rappresentata da un presidente, da un direttore sportivo, da un direttore generale. L'importante è che ci siano delle figure che prendono le decisioni. Dopodiché si possono contestare, si possono criticare, ma si deve sempre rimanere nel proprio territorio, perché sennò diventerebbe impossibile poter lavorare. Nel proprio territorio, permettetemi se lo dico, significa anche non insultarci. Non lo tolleriamo. A me mi dispiace tanto ritornare su quest'argomento, però questi due giorni sono stati difficili per tutti, credetemi. In primis, ripeto, per noi e per tutti voi. Uscire dallo stadio, essere insultati... Per carità, abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa, lo stiamo dicendo, però guardate che vi è da piangere. Viene veramente da piangere essere insultato, qualcuno che deve aprire lo sportello della macchina per colpirti, e magari qualcun altro oggi che ti aspetta per continuare a insultarti. Signori, diventa difficile così portare avanti i progetti. E non lo dico, per l'amor di Dio, questo non lo dico adesso qui, non deve essere spaventato nessuno, io ci sono, voglio continuare e sono contento, perché io non posso fermarmi a 3 persone quando poi ce ne stanno 15.000 che piangevano, insomma, diciamo tra parentesi, per me. Però fa male lo stesso, tante volte quell'unica voce in mezzo a 15.000 fa male lo stesso. Assolutamente no, infatti dopo, quando finisce l'episodio, siamo sempre i primi a dire: ragazzi, buoni, dai, abbiamo sbagliato, non rispondiamo, perché poi purtroppo tante volte anche noi caschiamo nel tranello, ma magari stiamo vivendo il dramma pure noi, allora magari si risponde a quel tifoso e lì diventa ancora più difficile, poi, perché poi comunque uno è sempre il presidente, un altro è sempre un direttore, deve comunque tenere un'immagine, deve comunque tenere un contegno. Ecco, insultateci piano, dai, diciamo così. Questo non esiste, non è Perugia, credo che purtroppo faccia parte del caso. No, ma assolutamente sì, per l'amor di Dio, no, ma... Trampolini, scusa un attimo, giornalisti, per favore, qualche domanda ancora? No, tu hai finito il tuo bonus. Prego.
mi domandavo, la presenza al suo fianco del direttore Luigi Agnolin ha un significato che va al di là della semplice presenza di Luigi Agnolin oggi? Allora, Luigi Agnolin ha un contratto fino al 30 giugno, quindi ad oggi stiamo ancora dentro il contratto. Non è un giocatore che oggi decidiamo di fare lo sciogliere delle righe, quindi insomma lo mandiamo a casa in vacanza in questo momento. È un direttore generale, la società oggi non ha chiuso i battenti, la società adesso va avanti, c'è il mercato, ci stanno le trattative, ci stanno altre mille problematiche. Mi sono ripromesso comunque dentro me stesso, visto che me l'ha chiesto, così lo sente il direttore, lo chiamerò entro la settimana o lunedì e ci faremo una chiacchierata e capiremo il da farsi, ma anche perché il direttore è un personaggio che bisogna capire se pure lui vuole restare, insomma, ecco. Ma come tutti, però Agnolin su questa cosa è particolare, nel senso che decide lui quello che fare, poi la società se accetterà quello che chiederà, insomma, e tutti i vari discorsi si continuano insieme. Comunque, tra il massimo una settimana farò una chiacchierata anche con il direttore. Posso fare una domanda? Sul discorso dell'allenatore? Dopo, Antonello, dopo a Goretti. Io, se avete concluso con me... Ok, cambio di posto, così Roberto parla al microfono.